giudiziari, coperture ed omissioni della magistratura, in uno stato di grandi imbattitori liberi, dove Cossiga non diceva la verità a Zaccagnini e Pecchioni non la diceva per il guerra. Tant'è che Pizzieri, o come diavolo si chiama questo polacco dal nome impossibile, dichiara: abbiamo ucciso noi Moro, noi il Ministero dell'Interno, perché abbiamo consentito e abbiamo premuto a che i brigatisti premessero il grilletto. Non era facile arrivare a questa determinazione, che è stata una decisione cinica presa a sangue freddo, ma io ne ho parlato tante volte con Cossiga, che si è assunto la responsabilità di decidere, presumo, dopo aver sentito Andreotti. E Cossiga, lo dico io santo sempre per via della mia appartenenza democristiana, Cossiga dice: Aldo Moro l'ho ucciso io, il mio miglior amico. Perché quando abbiamo deciso di non trattare, sapevamo che Aldo Moro sarebbe stato ucciso. E lui, il polacco americano Pizzieri, dice: il comitato di crisi che avrebbe dovuto salvare Moro era composto da 40 persone, per la storia 39 piguisti, tranne il prefetto Napolitano, che però fu subito sostituito da Andreotti con la stessa tecnica con la quale Andreotti e Craxi sostituirono i ministri da Sinistra Democristiana il 25 luglio del 90 sul decreto TV. 25 luglio 90. L'unico dei 40 non è iscritto alla P2, Andreotti lo sostituisce in un battitore, il prefetto Napolitano, e gli mette il prefetto Pelosi di Venezia. In questi 40 che cercavano Moro, per non farci mancare niente, c'era una spia del KGB e una spia della CIA. Per la storia, la spia del KGB è stato sottosegretario di Stato nel governo Dini. Questi signori 40, tutti piduisti, dopo la prima riunione, fatta al Ministero degli Interni, erano più serie le riunioni che facevano loro in carcere. Dopo la prima riunione, tutto quello che si disse in questo comitato di crisi, due giorni dopo, stava nei comunicati delle Brigate Rosse. E Pizzieri lo disse a Cossiga, il quale disse: me ne sono accorto. Per chiudere la falla, ridussero da 40 a 20 il comitato. 20 giocavano a scacchi e 20 discutevano di Moro. Ma anche i 20 produssero che dopo due giorni nei comunicati del PM stavano le loro decisioni. Ridussero a 10. Niente, la falla continuava. Alla fine ridussero a 2, Cossiga e Pizzieri. Ma dopo due giorni quello che si dissero Pizzieri e Cossiga fu pubblicato nei comunicati del PM. Questo Cossiga, che è sostanzialmente il curatore di Gladio, diventa amicissimo delle Brigate Rosse, o di quella parte delle Brigate Rosse che sta da una parte e non dall'altra. Questo è parte del complotto. E in tutto questo, alla domanda del magistrato: signora Moro, lei ha mai visto Andreotti? La signora Moro risponde: mai. Signora Moro, cosa ha fatto la DC per salvare suo marito? Nulla. Il governo? Nulla. Il PC? Berlinguer è venuto a trovarmi, ma è stato molto freddo. Cossiga, signora Moro, Cossiga lo conosco dai tempi della Fuci, è venuto a trovarmi dopo qualche giorno che papà, lì chiama papà il marito, fosse stato rapito. E mi ha detto: Loretta, stai tranquilla, penso a tutto io, punto.
in quel momento, in quel momento ho capito che papà non l'avrei mai più visto. Noretta Moro alla magistratura. Questo è il quadro nel quale i brigadisti agiscono e vengono aiutati. Mi fermo anche perché diciamo devo andare, chiedo scusa se vado via prima, ma consentirmi una cosa, perché non è che si può chiudere sulle miserie umane. Chiudiamo su un'altra cosa, almeno chiudiamo io. Questo paese si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. È una frase di Moro, ritengo sempre molto attuale. Grazie.